Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E Bufera in Serie A e Rocchi e Gravina sono due facce della stessa medaglia. Tutte e due, visto che ormai non hanno più appigli dove aggrapparsi, passano alle minacce. Così come Gravina minacciò le squadre di Serie A che, volendo partecipare alla Superlega, devono allontanarsi dal campionato, dalla Champions, un po' da tutto quello che è circondato da questo mondo ormai di criminali sportivi, si può dire, perché stanno compiendo un crimine enorme, quello di uccidere praticamente il calcio, che è lo sport più amato in Europa almeno, perché poi nel resto del mondo ci sono anche altri sport che sono molto molto seguiti. In questo caso la Serie A perde continuamente appeal, colpa di questi due personaggi che ormai le provano tutte per portare e per continuare a mandare avanti questa farsa che è la Marotta League, così come adesso qualche giornale intitola. Finalmente qualcuno ci ha ascoltato, finalmente le nostre voci vengono amplificate anche dai media e dai giornalai che fino adesso hanno sempre parlato male della Juventus, coprendo tutto quello che gira attorno a questa associazione per delinquere di stampo calcistico che è fatta da Gravinter, presidente della Federazione Interista Gioco Calcio, e da Rocchi, che è il designatore degli arbitri, che prende il posto di uno che la carriera la fece grazie a un campionato tolto alla Juventus in una pozzanghera a Perugia. Ci ricordiamo il pelato Collina che fece carriera. E pensate che dicevano che gli arbitri che aiutano la Juventus poi fanno carriera. Andiamo a leggere adesso intanto l'articolo perché ha veramente qualcosa di incredibile, dato quello che è successo anche nella partita di ieri, ormai sotto gli occhi di tutti. Quindi, prima di partire con questo contenuto, come sempre, visto che ne vale la pena, io vi consiglio di condividere il più possibile, anzi, vi chiedo la massima condivisione, il like per supportare il video, naturalmente, se vi va. Commentate alla fine, ma solo alla fine del video, con il vostro pensiero, perché rimane sempre importantissimo far sentire la nostra. Infatti, come vedete, anche giornalisti hanno cominciato a parlare di quello che noi da mesi, se non da un annetto, parliamo. Ma attenzione perché per quanto riguarda la partita di ieri dell'Inter, che continua ancora la sua cavalcata in questa Marotta League, aiutata continuamente sia da arbitri che dal VAR, ieri ci sono state delle cose, degli episodi molto molto dubbi. E dobbiamo andarli ad analizzare in attesa della partita contro il Sassuolo della Juventus che vuole rimanere in scia a questa Inter. Intanto è una prova di fiducia, scrivono i giornali, io ve lo leggo qua dal tablet, per Rapuano scelto per Monza Inter. I numeri della scorsa stagione per lui dicono pochi falli ma tanti cartellini estratti, quindi era già un modo come un altro per capire come doveva andare la partita. Attenzione perché ci sono state delle cose che non hanno gradito i tifosi non solo del Monza, ma anche di altre squadre, perché nei precedenti di Capuano, anzi di Rapuano contro l'Inter ce n'era soltanto uno ed era finito per 1-0 con un'espulsione di Skriniar. Attenzione, perché questo è un precedente che ha portato quest'arbitro a non arbitrare per un bel po' di mesi. L'Inter addirittura. Ci scrivono qua che è prova di fiducia di Rocchi nei confronti di Rapuano che viene assegnato per Monza Inter. La mia domanda è intanto come mai diventa una prova di fiducia? Forse perché nell'unico precedente l'Inter aveva perso ed era stato espulso un giocatore dell'Inter e sappiamo che queste cose nella Marotta League non sono contemplate dal nuovo regolamento, il protocollo è cambiato e quindi queste cose non si devono fare. Rapuano ha ammonito 4 giocatori, 2 e 2, però ci spiega che i due giocatori che sono stati ammoniti fanno parte della squadra di Marotta e Inzaghi. Marotta lo devono mettere sempre perché giustamente si deve nominare Don Marotta il capo dei capi di questa Marotta League. Andiamo a vedere direttamente i casi dubbi. Questi principali casi da Moviola sono all'11esimo testa di Lautaro Martinez, la palla sbatte sul braccio largo di Gagliardini. Inizialmente Rapuano non vede, non concede penalti, poi naturalmente interviene la macchina della verità che è il VAR. E naturalmente sappiamo che quando un episodio può andare a favorire l'Inter, il VAR
deve intervenire da protocollo ed interviene da protocollo, anche se, attenzione, nemmeno Lautaro Martinez si era accorto del tocco invisibile, impercettibile che aveva fatto il pallone sulla mano di Gagliardini, tanto da non cambiare per nulla la direzione del pallone. Infatti la lamentela, intanto sta passando un trattore, la lamentela di Lautaro Martinez era per la richiesta di un calcio d'angolo. Calcio d'angolo che non viene dato, ma attenzione perché interviene il VAR e vede un braccio largo, che effettivamente è largo, congruo al movimento perché il giocatore sta saltando. La palla non è mai direzionata verso la porta, ma attenzione perché il calcio di rigore viene concesso per l'Inter. Avevate dei dubbi? Io ve lo dissi, nelle partite dell'Inter giocatevi il calcio di rigore. In questo caso ce ne sono stati due, ma non sono solo questi i casi, anzi non è solo questo il caso che fa discutere, perché ormai la discussione prende tutti, e le parole di Rocchi per quanto riguarda proprio gli episodi che stanno succedendo, diciamo che ha scatenato ancora più malessere nel pensiero e soprattutto nelle parole delle tifoserie, perché cerca di mettere una toppa nel buco, ma il buco, la toppa è peggiore del buco e quindi va a peggiorare ancora. Quando va a dire che nella partita contro il Verona era un chiaro fallo e quindi c'era un chiaro fallo e quindi il gol doveva essere annullato dal VAR, che addirittura abbiamo sentito, purtroppo non ve le posso portare perché non ho a disposizione il mio computer, ma dalla prossima settimana saremo di nuovo a casa e con la disponibilità di tutti i mezzi vi porterò delle documentazioni più approfondite per quanto riguarda proprio gli episodi. Lui dice che il fallo c'era, è stato un errore da parte dell'arbitro, che si è sentito ingannato dal fatto che il giocatore abbia fatto secondo lui una scena. Il VAR non l'ha richiamato, però a far cadere tutte le accuse per quanto riguarda chi pensa che questa sia una Marotta League, c'è il fatto che al 90esimo l'Inter subisce il calcio di rigore e se l'attaccante lo ha sbagliato di certo non è colpa dell'arbitro, quindi giustifica praticamente un regalo da parte del protocollo per quanto riguarda il primo gol, che era da annullare a detta anche di tantissimi interisti. Incredibile, anche se adesso si attaccano a un video da dietro dove non si vede il gomito ma si vede solo la spalla, però non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire e non c'è peggio cieco di un interista quando ci sono questi tipi di episodi. In quel caso giustifica il regalo con un rigore sbagliato. Tanto un rigore non è la stessa cosa di un gol, perché un gol è certo, è gol, e l'altro un rigore si deve ancora battere. La seconda cosa è che se il rigore c'è, e il rigore c'era, lo dai e fa parte della realtà, del protocollo, delle regole, che sia il primo, che sia il 90esimo, se il rigore c'è glielo dai. E non è che perché gliel'hai dato togli i dubbi sul rigore, anzi sul gol che gli hai regalato, anzi ne metti ancora di più. Ma andiamo avanti con la lettura, perché al 55esimo minuto il Monza chiede, anzi no, prima ce n'è un altro che lo stavo per perdere. Al 30esimo, dopo una deviazione di Cardirola, Pessina sotto misura sul secondo palo batte Sommer dopo un lungo check al VAR. Attenzione, perché l'Inter subisce il gol, interviene naturalmente il VAR, perché Inter-VAR mi sembra normale. Dopo un lungo check di circa 5 minuti, dopo aver visto praticamente anche come è entrato il pullman del Monza nel parcheggio, si sono accorti, hanno scoperto, hanno trovato il frame che piace a loro. Il frame del fuorigioco millimetrico. Io già ve la spiegai questa truffa, la truffa del frame sul fuorigioco. Si sceglie il frame che fa più piacere e gli altri si scartano. Basta solo un millisecondo e cambia completamente la posizione. In questo caso, indovinate quale è stata scelta? Naturalmente quella del fuorigioco, e viene annullato il gol. Vogliamo parlarne? Naturalmente il VAR interviene e fa bene. Al 55esimo minuto il Monza chiede un rigore per un tocco di mano di Pavard sul cross di Mota Carvalho. Il difensore tocca effettivamente il pallone con il braccio, che però è aderente al corpo in posizione congrua. Rapoano non concede il penalty e il VAR naturalmente si fa gli affari suoi, esultando per la possibile vittoria dell'Inter. Ormai abbiamo visto anche delle immagini del VAR quando gioca l'Inter, ballano e cantano, sappiamo come finisce. Il VAR naturalmente non chiama il direttore di gara all'off-field review come fa di solito, al contrario, confermato
senza nessun dubbio. Penalty non c'è. All'84esimo Frattesi crolla a terra in aria dopo una leggera strattonata di Akpro. Rigore che lascia molti, molti, molti dubbi. Attenzione, ennesimo rigore, quindi due rigori. Un gol annullato al Monza e naturalmente espulso anche l'allenatore del Monza per proteste, perché nell'Inter non protesta mai nessuno. Attenzione perché Marelli boccia la prova di Rapuano a fare chiarezza, è l'esperto di DAZN. Attenzione, Luca Marelli è diventato un esperto, ex fischietto Comasco, dice: nonostante un risultato di 5-1, a me Rapuano non ha convinto tantissimo. Vabbè, nonostante il risultato di 5-1 vuol dire che secondo lui, nonostante l'Inter abbia vinto, ci sono stati anche degli episodi che l'hanno sfavorita. Attenzione perché ormai ve l'ho raccontata più e più volte, questo è il campionato in mano a Marotta, è la sua Marotta League e lo dovranno vincere a tutti i costi. Passa alle minacce Rocchi, che non vuole più sentire da parte di nessuno fare delle insinuazioni che vanno a toccare gli arbitri, perché gli arbitri vanno difesi e non vanno attaccati. Un po' come parlava dopo un Juventus Bologna, dove lui stesso diede 4 turni di riposo all'arbitro dopo non aver concesso un presunto calcio di rigore contro la Juve, ma dopo averne negati 2 chiarissimi, soprattutto vedendo i rigori che stanno dando all'Inter, e aver annullato un gol che era totalmente regolare. Quindi due pesi e due misure? No, semplicemente protocollo 2023-2024. Detto questo, il video finisce qua. Se sei arrivato fino a qua, sei un supereroe, non ti rimane che mettere un bel like, commentare con il tuo pensiero e naturalmente condividere a manetta questo video. Noi ci vediamo al prossimo, io vi saluto. Ciao, io!